C'è una telecamera del comune di Roma che ha ripreso l'incidente mortale di Casal Palocco, a sud-ovest della capitale, provocato dall'impatto tra il SUV degli youtuber The Borderline e la vettura con a bordo la madre con i due figlioletti, uno di 5 anni che ha perso la vita. Un video chiave nel quale emergerebbe che la donna non stesse commettendo alcuna infrazione del codice della strada. A Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento, è stata trovata senza vita una coppia di coniugi. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio avvenuto all'interno della loro abitazione. La donna, 45 anni, è stata trovata con la gola tagliata, mentre l'uomo, un 47enne, si è impiccato. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. L'uomo, secondo la polizia, pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione. Si era licenziato dal lavoro ed era ancora in cura. La moglie, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari, ma la situazione era molto complicata. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia, allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato nell'abitazione per controllare, facendo la drammatica scoperta. Svelato il testamento di Silvio Berlusconi. Ai figli maggiori, Pier Silvio e Marina, va la maggioranza di Fininvest. Ci sono poi un lascito di 100 milioni rispettivamente alla compagna Marta Fascina e al fratello Paolo Berlusconi. 30 milioni all'ex senatore e amico personale Marcello Dell'Utri, che si è detto colpito dal gesto. La decisione su Fininvest e sul patrimonio era stata già presa nel 2006, su un blocco note, color giallo paglierino, con l'intestazione Villa San Martino. Silvio Berlusconi, il 2 ottobre, ha scritto a mano le sue volontà. Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà. Così Silvio Berlusconi nel suo testamento, ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, spiega di essere in attesa di ulteriori dati dalle compagnie aeree, ascoltate al ministero pochi giorni fa, per avere un punto sui prezzi altissimi dei voli, soprattutto sulle tratte nazionali. Urso si aspetta dunque un calo delle tariffe a breve. Dice: abbiamo avuto le prime risposte dalle compagnie convocate da Mister Prezzi. Le prime 6 compagnie hanno spiegato di aver acquistato il kerosene mesi fa, quando i prezzi erano più elevati, ma ci dicono, e aspettiamo i dati ufficiali, che quelle scorte dovevano già essere esaurite. Mi aspetto quindi a breve la riduzione delle tariffe. Un nuovo sciopero dei trasporti è stato programmato per domani 7 luglio. Si prospetta un venerdì nero per i pendolari. L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dai sindacati per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli orari potranno variare da città a città. Il 6 luglio la Terra tocca il punto più lontano dalla sua orbita intorno al Sole, l'Afelio. Esattamente alle ore 21 italiane si troverà ad oltre 152 milioni di chilometri dalla stella. Durante la notte si potrà anche ammirare una particolare congiunzione tra Saturno e la Luna. La data in cui cade il fenomeno dell'Afelio non è sempre la stessa. Ciò è dovuto sia alla presenza degli anni bisestili, sia al fatto che in realtà non è la Terra da sola ad orbitare intorno al Sole, ma gira insieme alla Luna. Inoltre, il nostro pianeta non si muove sempre alla stessa velocità. In questa occasione la Terra è più lenta, una differenza di velocità che però è praticamente impercettibile per gli esseri umani. Tra il 10 e l'11 luglio potremo ammirare la Luna in compagnia di Giove, mentre il 20 luglio il nostro satellite si troverà accanto a Venere e Marte.